Giovedì 24 ottobre 2019 vi parlo dalla Sala Sibilla Leramo della Biblioteca delle Oblate di Firenze, dove fra circa mezz'ora verrà inaugurata la mostra personale della pittrice Anna Cecchetti dal titolo Inno alla Vita. Sarà il professor Ugo Barlozzetti, che vedete inquadrato al mio fianco, presidente del gruppo Donatello, a presentare al pubblico le opere dell'artista. Sono 21, tutte della medesima dimensione, tutte di grandi dimensioni, un vero e proprio inno alla vita, una coniugazione perfetta fra l'essere umano e la natura che lo circonda e che l'uomo non sempre rispetta come si dovrebbe fare. Questo messaggio di Anna è proprio in questo senso: amiamo la natura come la natura ha dimostrato per secoli di amare gli esseri umani che l'hanno vissuta. Questa mostra indubbiamente riprende un grande tema, perché l'inno alla vita è una costante della ricerca di Anna. Questa è un'occasione particolarmente significativa anche per l'ambiente, perché l'ambiente e l'allestimento offrono l'opportunità di percepire in maniera adeguata questa serie di monumenti alla vita, perché l'impianto di queste opere corrisponde a quella sensibilità attenta all'antico, attenta al recupero dei colori del Mediterraneo, attenta un'impaginazione che è il contrario di certe opere eccessivamente magmatiche che purtroppo delle volte non riescono a, lo vedo in tante occasioni, a esprimere quella capacità che invece Anna esprime con forza per quanto riguarda il problema del rapporto con il colore, il rapporto con la forma, il rapporto con questo monumento della natura che è il corpo umano. Qui vediamo anche i sentimenti che emergono in rapporto a questa natura, che gioca anche su degli splendidi colori. In certi momenti proprio esplodono questi colori che ci danno il senso della meravigliosa condizione che la natura ci può offrire nell'ammirare queste cose. E sono anche evidenti richiami alla mitologia. Questo è proprio l'elemento di quella classicità che Anna ama e che collega dal mito e la mitologia, che è così radicata nel mondo della natura, si ritrova poi anche nella contemporaneità, perché c'è questa continuità di rapporto che noi dobbiamo con tanto impegno mantenere, perché è un grido anche di allarme questo. Anna vuole sottolineare gli aspetti positivi, vuol far vedere la bellezza, vuol farci percepire quanto sia prezioso il rapporto con la terra, lei lo dichiara con forza, con la terra, con l'acqua, il mare soprattutto, ma l'acqua in genere, simbolo, il mare come simbolo dell'acqua, e quindi cioè, la natura in tutti i suoi aspetti, c'è l'aria e quindi anche il fuoco tutto sommato emerge con la luce del sole, e quindi ci sono tutti questi aspetti che Anna ha sottolineato e costituisce un punto di riferimento anche della sua carriera, perché è la carriera che poi viene qui documentata molto bene anche con il video che viene proiettato e fa vedere anche tutti i contributi critici che ha avuto Anna nel corso di questa lunga e intensa carriera. E io voglio sottolineare ancora una volta l'occasione di poter vedere 21 opere di queste dimensioni, di questa qualità, perché è importante anche vedere la mano dell'artista, come riesce a sostenere un linguaggio. Ecco, Anna è stata proprio in grado di costruire una propria capacità di esprimersi in maniera originale, in maniera che noi possiamo anche collegare con una testimonianza, qui ce n'è solo una di queste opere, la scultura, perché Anna è anche una scultrice. Ceramista. Maestra orafa. Sì, insomma, è un artista che ricorda un po' la sinesteticità dell'arte, che in questa occasione vuole essere sottolineata anche della presenza di due importanti musicisti di Firenze. Quindi c'è tutto questo mondo che viene proposto in questa occasione e vediamo proprio il rapporto che questa scultura ci offre tra la natura e uno dei simboli anche della forza della natura, un seno femminile che proprio ci dà il senso della l'antica dea madre che viene riproposta, o anche il rapporto con la bellezza di Afrodite,
sono elementi che, proprio come tu molto bene hai detto, c'è anche questo mondo della mitologia che è molto presente in Anna, e c'è anche queste figure, cioè c'è il vento, c'è la luce, c'è il sole del Mediterraneo, cioè ci sono queste figure che fanno capire come l'inno alla vita e la denuncia della situazione in cui ci troviamo deve essere volta in positivo per far capire cosa rischiamo di perdere. E Anna ci dimostra come l'arte sia veramente collegata con un impegno che ci tengo molto, questo il rapporto tra etica ed estetica, e questo mi sembra che sia il messaggio forte che continua a darci Anna. Per me è non solo un onore ma un piacere finalmente aver realizzato un pezzettino d'un sogno, che era quello di tornare con il Comune di Firenze a esporre qua nella nostra sede della Biblioteca delle Oblate. Stasera abbiamo anche questa meravigliosa musica, e complimenti veramente per questo accompagnamento, un applauso ancora. Perché abbiamo questa grande capacità in questa Biblioteca delle Oblate di far dialogare l'arte e la cultura, vero Ugo Barlozzetti? In maniera importante e significativa, perché abbiamo l'arte, la pittura, la musica e tanti bei libri. E quindi questo spazio che è stato restituito ormai da 12 anni alla cittadinanza, perché il Comune di Firenze ci ha investito tantissimo, si presta oggi e si apre anche all'arte e alla pittura. Quindi con molto piacere abbiamo ospitato già mostre fotografiche, però mancava la pittura, e quindi sicuramente in una giornata così brutta, devo dire che non eravamo più abituati, queste bellissime immagini di una Sardegna meravigliosa e cotta in ogni piccolo particolare da Anna, con questi bellissimi colori, ci riporta veramente a immagini, a suggestioni e a emozioni importanti. Anna Cecchetti festeggia con questa mostra i 55 anni in arte, il 50° l'aveva festeggiato alla grandissima con una mostra al Palazzo del Pegaso, un'altra mostra all'Hotel Logos e al Museo Guidi di Forte dei Marmi, e poi una a Palazzo Medici Riccardi, insomma fu un 50° indimenticabile. Direi è merito di Giovanni che programma tutto. Ricordiamolo, il regista di tutte queste mostre. Marito, tutto, marito, fa regista. Tutto lui. Io, aspetta, io faccio le sculture, io dipingo. Non è poco. Ecco, dico, non è poco. Fai gioielli. Già, faccio anche i gioielli. Fai ceramiche. Faccio ceramiche, quante cose che faccio, un po' troppe, vedi? Va bene. E... Però le fai bene, l'hanno detto anche i critici intervistati poco fa. L'hanno scritto tanti critici. Allora, questa mostra ha voluto concentrarla su un tema per te importantissimo, un messaggio ecologico, ambientale, umano, esistenziale, spirituale. Perfetto, tutto quello che ha detto non manca. Posso dire tutto io, devi dire tu. Ma io, allora, vedi, diciamo, Fabrizio, io ho già detto tutto con questi miei lavori. Che i telespettatori stanno vedendo e quindi dedurranno. Poi però dovranno venire a visitare la mostra, perché le immagini televisive purtroppo non possono rendere esaustiva la lettura di un'opera d'arte. Danno un input per simulare il telespettatore e venire a visitare la mostra. E per questa ci sarà tempo fino al prossimo 9 novembre. Perfetto. Purtroppo qua ci sono dei giorni che... Quando ci sono convegni, ci sono i convegni, conferenze, per cui... Bisognerà telefonare, sapere gli orari, sì, esatto. Allora, l'ambientazione di questo messaggio, dove hai scelto di ambientare, anche se sono facilmente riconducibili alla Sardegna queste immagini? Vabbè, ormai questo l'ho sempre detto. Anche se sei nata in riva al Tirreno, ma dall'altra parte del Tirreno, sulla costa toscana, sì, però ormai la Sardegna è la tua seconda patria estiva, diciamo. Perfetto, e da cui ricavo queste bellissime idee, questi bellissimi spunti, perché ancora è un'isola vergine in alcuni punti dove andiamo noi, e questi colori, io penso il colore coinvolga un po' un artista con la lettera minuscola come sono io, e quindi eccoli qua i miei ultimi lavori fatti nel mese di luglio, perché io il mese di luglio di solito sono là e mi applico esclusivamente alla pittura, poi la scultura invece viene fatta in un secondo momento, e io vorrei che tu riprendessi questo seno qua che è il simbolo della vita, ecco, inno alla vita, perché il seno è il simbolo di vita.
messo in questo involucro di plessigla lavorato al fuoco, alla fiamma, che vuol significare una protezione per questo simbolo di vita, che in questo caso è il seno. Le mostre di Anna Cecchetti sono un riferimento per tutti noi. Io poi me la vedo tutti i giorni perché mi ha fatto un ritratto che ho voluto nel mio ufficio e quindi mi guardo lì e dico e penso a Anna. Davvero vedere nelle ultime opere questa spontanea, naturale capacità di creare emozioni e suggestioni con immagini della natura, con immagini umane. Vi è davvero una vivacità, una attualità che guarda al futuro e ce lo fa guardare col sorriso bello con cui lei si esprime sempre di persona. Veramente sono davvero contento. Poi le oblate rappresentano, e qui ringrazio Federica Giuliani perché in comune è quella che maggiormente si sta attivando per dare attraverso le oblate una opportunità a tanti artisti, a tanti scrittori che presentano libri, a tanti poeti che presentano le loro opere. Ormai tutti i giorni ho davvero un invito alle oblate, quindi grazie. Oggi le oblate però hanno una figura d'eccezione come Anna Cecchetti, che con la sua arte ci fa capire che Firenze non è solo come espressione artistica figurativa il glorioso passato e la Firenze del Rinascimento. Può esserci un inno alla vita senza un inno musicale? No, stasera ovviamente non verrà suonato un inno, ma ci sarà un accompagnamento musicale, un valore aggiunto importante conferito a questo vernissage dall'Accademia Musicale di Firenze, da sempre vicina a Anna Cecchetti, come da sempre Anna Cecchetti è stata vicina alle tante mostre promosse da Accademia Arte, l'Accademia nata per affiancare le arti alla musica. Insieme a me c'è Giampiero Jacopini, che ne è il fondatore e propugnatore e quindi da sempre profondo conoscitore dell'arte di Anna Cecchetti. Stasera siamo qui in questo splendido palazzo delle Oblate con Federica Baronte al flauto e Diana Colosi all'arpa. Sono due musiciste dell'Accademia. Il 2000, sì. Insegnano all'Accademia Museale di Firenze, alla nostra Accademia, da diversi anni, e voglio dire, sono due musiciste veramente di valore, di grande valore.